Direi che siamo alla conclusione di questa settimana di protagonismo e direi che possiamo dire con un po' d'orgoglio finalmente che abbiamo vinto la scommessa. Scommessa perché veramente quando abbiamo deciso di partecipare in questo momento era una scommessa, perché tutti eravamo esp ottimisti, ma insomma c'era una grossa incognita. Siamo contentissimi, supereremo i 30.000 ingressi. È stata quindi un'occasione sensazionale per promuovere il territorio a 360 gradi, quindi quello che è appunto l'industria, il turismo, la cultura, l'ambiente, veramente tutto quello che è l'eccellenza di Como. Quasi quasi esprimo un piccolo rammarico che se i nostri cugini di Lecco di Sondrio avessero accettato di fare assieme con noi potevamo fare ancora meglio, ma vabbè, questa volta è andata così, è stata comunque veramente una bella avventura e voglio anche in questo momento ringraziare veramente tutti quanti hanno collaborato sia al progetto di questo momento e anche che questa settimana si sono dedicati anima e corpo ad accogliere questi 30.000 visitatori. È con soddisfazione che concludiamo questa settimana dove sono state rappresentate le produzioni eccezionali e qualificanti della nostra provincia. Un dato comune è che tutti conoscevano Como, ma lo conoscevano perché avevano letto, avevano osservato attraverso vari canali informativi, ma molti di loro non erano stati a Como. Hanno potuto così apprezzare direttamente le grandi qualità ambientali, produttive, di eccellenza e soprattutto dichiararsi come prossimi visitatori e quindi nostri ospiti graditi. E questo è un dato molto positivo della settimana, ma attenzione, non finisce qui la nostra presenza. Noi abbiamo un ufficio permanente per tutto il periodo di Expo, andremo avanti a intercettare le delegazioni economiche dei vari paesi, abbiamo già in calendario diverse visite a Como, vogliamo con loro instaurare un rapporto molto stretto a livello commerciale e quindi le delegazioni non solo saranno istituzionali ma proprio con rappresentanze di imprenditori che hanno interesse a interfacciarsi con le nostre produzioni e naturalmente anche i flussi turistici che poi ne deriveranno. La settimana Lecco Como Essence si è rivelata molto importante per la promozione turistica comasca, è stata la possibilità di avere nell'ombelico del mondo un ufficio turistico che ha visto il passaggio di praticamente oltre 30.000 persone. Non solo, quello che non ci aspettavamo è che tutte queste persone hanno dimostrato grande interesse reale, sincero, hanno chiesto informazioni, hanno dimostrato affetto e passione per il lago e quindi questa è stata un po' la parte che ci è piaciuta di più, appunto non solo la quantità di visitatori ma soprattutto anche registrare il loro interesse reale per il nostro territorio.